gira su se stesso e lascia la palla in custodia buia, stranamente lontano dalla sua area di rigore. E ancora Carelli, poi Fiorini di nuovo Carelli, che si spinge davanti, non resiste, gli ospiti arretrano e non sembrano in grado di interrompere l'offensiva tambureggiante dei padroni di casa, spinta dall'incessante incoraggiamento del comunale. Ed ecco finalmente Moschino ad illuminare l'azione con un passaggio filtrante per Claudio Sala. Moschino, pochi capelli in testa ma tutto cervello. Sala, ancora Sala, cross al centro ed è buia, rigore, palla, rete, rete, rete. Vuoi prenderti la polmonite? Buia esulta coi compagni, la sua incursione ben lontana dalla propria area di rigore è stata decisiva. Smettila! Vai a letto. Forza. Sotto le coperte. E si riparte col Toro in vantaggio per 1-0. Vai. Massimo, posso trattenerti un minuto, scusa? Ho pensato una cosa. Perché non provi tu a rispondere a quella lettera? Io? Ma perché? Beh, scrivi bene, vai diritto, senza patetismi. Sì, ma i sentimenti non sono il mio forte. Senti, io so quanto l'argomento ti tocca, di tua madre, di come l'hai persa da piccolo. Io ero appena arrivato al giornale, ero alla cronaca, e il direttore dai, insomma, scrivi quello che ti va, quello che ti gira per la testa. Tu hai sofferto, immagino, quando tua madre è morta. Chissà quante lacrime hai versato. Metticele dentro queste lacrime, metticele dentro. Non vergognarti e non rileggere. Caro Simone, temo di non avere alcun titolo per rispondere alla sua lettera, tranne uno, di cui non vado certo orgoglioso. Sono orfano di madre, fin da bambino. Avevo 9 anni quando morì. È stato per me il vuoto, il panico. Era impossibile che non ci fosse più. Ogni volta che tornavo a casa pensavo di ritrovarla, di rivederla lì, in cucina, con la radio accesa. Tutte le sere, quando ero a letto, aprivo gli occhi di colpo nel buio, sicuro di trovarla seduta sul bordo del letto. Per me non era morta. Ai miei amici raccontavo che viveva in America. Poi, crescendo, ho smesso di parlarne e di pensare a lei. Sta con me, amore. Carità, sta con me. Fammi passi, fammi danna, ma dimmi sì, moro per te, vivo per te. Non mi importa lo passato, non mi importa e chi da avuto resta con me, con me. Resta con me. Scusate adesso. Carità. Mia, non mi importa lo passato, non mi importa e chi t'ha avuto, resta con me, con me.
mano di madre. Avevo 9 anni quando morì. Ciao Massimo. Voglio vederla. Non può essere andata via così, senza neanche salutarmi. Si sta male di nuovo. Telefoni a una persona che le è vicina. Può essere lei questa persona? Se lei fosse ancora qui. Sì, il sé è il marchio dei falliti. In questa vita si diventa grandi nonostante. Parliamo d'altro. È tutta la vita che parliamo d'altro. Va bene a 10 anni, ma a 20, a 30 anni. A nessuno è venuto in mente di prendermi da parte e dirmi la verità. A nessuno. Lasciala andare. Ciao a tutti! Quest'oggi ci diamo completamente al cinema di casa nostra, con i film italiani in uscita nel 2017, di cui non vi ho ancora parlato. E cominciamo con il sorriso, perché dal 1 gennaio uscirà Mister Felicità, con Alessandro Siani nelle vesti di protagonista e regista. Nel film Siani interpreta Martino, un giovane napoletano, che si trasferisce in Alto Adige dalla sorella, senza aiutare in nulla, perché è completamente svogliato. Dovrà però uscire dalla sua irremovibile pigrizia e lavorare quando sarà a causa di un incidente. Dal 19 gennaio poi tornerà anche il duo comico Ficarra e Piccone con il film L'ora legale, di cui hanno curato anche la sceneggiatura. Non si sa ancora nulla della trama, però sappiamo che ad affiancarli nel cast ci saranno anche i bravissimi Antonio Catania, Tony Sperandeo, Leo Gullotta e Vincenzo Amato. Continuiamo con Beata Ignoranza, un'altra commedia divertente in cui i protagonisti sono due professori di liceo, amici e nemici, interpretati da Giallini e Gassman, e le loro convinzioni diametralmente opposte sulla reale utilità o meno dell'uso dei social network. È accettabile questa dipendenza ormai evidente? È vera comunicazione o solo condivisioni di superficialità? Tra varie gag e riflessioni arriveranno addirittura a scambiarsi le loro vite per dimostrare all'altro la propria posizione sull'argomento. Uscirà il 23 febbraio. Tornerà anche Gabriele Salvatores con Il ragazzo invisibile 2, sequel del film del 2014, in cui il 16enne Michele farà fatica a tornare alla normalità dopo aver scoperto di essere speciale. Però la vita va avanti, con le complicazioni che ogni adolescente ha, fino a che due figure femminili romperanno nella sua vita, trascinandolo in una nuova avventura. Di tutt'altro genere è La verità vi spiego sull'amore, con Ambra Angiolini e Carolina Crescentini, e tratto dall'omonimo romanzo di Enrica Tesio. La vita di Dora viene stravolta quando il marito la lascia dopo 7 anni di matrimonio con 2 figli piccoli. Lei non elabora il lutto, diciamo, fino a quando, spronata da un'amica, riuscirà a reagire con risvolti inaspettati. Una commedia tratta esilarante che però vuole invitare a guardare l'amore con un occhio diverso, nelle sale dall'8 marzo, giustamente. E infine, per il 2017 è prevista anche l'uscita del Primo giorno della mia vita, di Paolo Genovese, regista di Perfetti sconosciuti. Ancora non si sa nulla, solo che sarà una pellicola che vuole celebrare la bellezza della vita. Ah, che bello! Allora, tante le uscite italiane per l'anno prossimo. Vi terrò informata sui prossimi aggiornamenti e voi mi fate sapere quale vi incuriosisce di più. Io vi aspetto al prossimo video. Ciao!